Siamo nel teatro di Palazzo Santa Chiara, qui a Roma, nei pressi di Largo Argentina, dove questa sera ha debuttato Sulle Spine, un noir psicologico a tinte comiche. E siamo qui col regista e autore del testo, Daniele Falleri. Sulle Spine, perché questo titolo? Sulle spine è un po' la condizione in cui si trova il protagonista in questo percorso che raccontiamo, cioè nel senso è sempre un po' in punta, un po' fra una crisi isterica e una grande vocazione per qualcosa, diciamo, di estremo, per cui sulle spine mi sembrava la cosa che raccoglieva di più in sintesi quello che è il suo stato d'animo. È un monologo Sì. e il protagonista è Urbano Barberini. Sì. Sembra una cosa pensata proprio apposta per lui. Guarda, allora ti dico, questa è un'osservazione che mi hanno già fatto, nel senso alcuni vengono, mi ha raccontato Urbano, soprattutto a dire a lui, ma è bellissimo, l'ha scritto su di te, ma non sapevo che avevano scritto un testo teatrale sulla tua vita. Ora, non credo sia assolutamente la vita di Urbano. E sinceramente io l'ho scritto prima di conoscerlo. Addirittura noi ci siamo conosciuti proprio perché lui voleva fare del teatro tempo fa, la prima volta che l'abbiamo messo in scena, e cercava dei testi che potessero in un modo o nell'altro stuzzicare la sua curiosità o altro. Sapeva che io scrivevo, mi chiese tramite un amico comune se poteva leggere delle cose che avevo scritto e io gli feci leggere questo perché pensavo fosse adatto per lui. Infatti diciamo che già avevo avuto ragione perché lui l'ha presa e ha detto la facciamo, lo faccio, lo faccio, lo faccio e siamo partiti. E solo dopo ci siamo resi conto che la gente, dopo averlo visto, spesso diceva ma ti è stato scritto a pennello, invece no, è bravo Urbano a interpretare. Daniele, è un monologo, ma in realtà si percepisce come una vera e propria rappresentazione teatrale. Sì, è un monologo, diciamo, dove intanto c'è un altro attore in scena perché c'è un analista e diciamo, un personaggio che non dice neanche una parola ma fa molto e interagisce continuamente con Urbano e in più lui parla continuamente con qualcuno per cui tutte le altre persone, oggetti, cose, animali, esseri, essenze che lui evoca sono presenti per cui alla fine la gente gli sembra di aver visto una moltitudine di folla sul palcoscenico invece c'è stato solo Urbano e il saggio Vogliamo provare analista. a spiegare un po' qual è il filo conduttore di questa opera teatrale? Sì, guarda, là ti dico, dato che è presentato come noir psicologico a tinte comiche, significa che c'è, diciamo, forse, non voglio svelare troppo, un assassino, quindi a quel punto è difficile raccontare la storia nei colpi di scena o altro. Diciamo che partiamo da una situazione in cui, diciamo, un personaggio sessualmente indeciso, non ben definito, diciamo, cerca a un certo punto della sua vita di girare il destino a suo favore invece di essere sempre condizionato da tutto il resto delle cose, da tutto quello che succede e dalle persone che gli stanno intorno. A quel punto decide di prendere lui in mano la situazione e modifica, diciamo, le strade anche degli altri e alla fine vincerà, no, chi può dirlo? La bellezza di questa opera teatrale è in qualche maniera la completezza, cioè è una piccola chicca senza sbavature e credo che in qualche maniera dovrebbe piacer parecchio a giudicare dalle reazioni del pubblico che l'ha visto in questa prima. Tu Sì, cosa ti aspetti? ma io mi aspetto grandi cose, sinceramente, ancora, perché sinceramente questo testo è un testo che ha avuto un immediato successo. Al momento che l'ho scritto mi è stato pubblicato, è pubblicato dalla casa editrice Titi Villus, che è specializzata proprio in testi teatrali, è stato tradotto in quattro lingue, per cui è stato rappresentato molte volte anche da altri, non l'ho messo in scena soltanto io. E sinceramente, se devo essere proprio, proprio sincero, stiamo in questo momento lavorando ad una trasposizione cinematografica, nel senso c'è una sceneggiatura molto interessante, diciamo, tratta da questo testo teatrale e ci sono delle case di produzione che sono state contattate, adesso vediamo un attimo se ne riusciamo veramente a mettere in piedi il Senti, progetto. c'è anche una sorpresa musicale finale, nel senso che a un certo Sì. punto nel teatro si sono diffuse le note di una canzone sconosciuta, ma con Sì, una voce conosciuta. Donatella Rettore, certo, sì.
La canzone si intitola Sulle spine, ma non è che noi abbiamo sentito la canzone e poi abbiamo fatto il testo. Questa è una storia molto carina, nel senso che Urbano conosceva Donatella di persona perché avevano fatto un film insieme, lei ha fatto anche l'attrice. E al momento che abbiamo deciso di metterlo in scena, io ho pensato a delle musiche che fossero delle musiche un po', diciamo, dissacranti, però ironiche allo stesso tempo, un po' come questo testo, e ho pensato a Donatella Rettore. E lui ha detto: guarda che io la conosco, sentiamo se possiamo utilizzare le sue musiche. L'ho chiamata, non ci conoscevamo, lei molto carina ha detto: guarda, mandami il testo, se mai leggo poi ti faccio sapere se è il caso. Mi ha richiamato dopo 2 giorni e mi ha detto: guarda, ma io te la scrivo una canzone apposta. Vabbè, io veramente un bel regalo, perché non ci potevo credere, perché ho detto: vabbè, l'avrà detto, poi chissà. Dopo quanto? Dopo 2 settimane mi è arrivato un CD dove c'era la canzone scritta, arrangiata, cantata, fatta, suonata, incisa, fatta. Tutto. Sulle spine. Daniele, grazie, in bocca al lupo. Figura, grazie a te, e venite a vedere Sulle spine. Vi aspettiamo.